Si sono conclusi al Teatro San Carlo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le celebrazioni per i 100 anni dell'Unione Industriali di Napoli, all'iniziativa dedicata al ruolo di Napoli e del Mezzogiorno nello sviluppo sociale ed economico dell'Italia e dell'Europa. Sono intervenuti tra gli altri il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ed il Ministro per il Mezzogiorno Claudio De Vincenti. Ci sono dati che ci incoraggiano tantissimo, turismo, cultura, artigianato, commercio, piccola e media impresa, giovani, partecipazione popolare. Adesso tocca nei prossimi anni migliorare molto la qualità dei servizi e creare condizioni sempre migliori per uno sviluppo che sia però nell'interesse della collettività e della città. Ho voluto fare due esempi in cui si è lavorato bene tra istituzioni e con la gente, Vele e Bagnoli, ne potrei fare anche altri, però questi due sono sintomatici perché sono due luoghi che vanno oltre i confini di Napoli. Vele, che per tanto tempo è il simbolo di Gomorra e di degrado, invece deve essere il simbolo del rilancio attraverso la partecipazione popolare. Bagnoli, dove dopo tantissimi anni, 20-30 anni, si può ipotizzare nelle prossime settimane un accordo che vogliono le istituzioni, che vuole la città e che punta sul progetto della città. Quindi quello che ho voluto dire, per lanciare la sfida, come dicono gli industriali, di una Napoli europea per i prossimi 100 anni, deve essere fondamentale la partecipazione democratica e popolare. Io credo che oggi il segreto di Napoli è il vento buono che si è creato. La gente ci crede, c'è fierezza, c'è partecipazione, c'è orgoglio, non c'è quella depressione morale che c'era molto tempo fa e che invece c'è anche in altre parti d'Europa e del nostro paese.